Ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un altro video di ricette, insomma, visto ci sto prendendo gusto. Questa volta farò l'apple pie della McKennedy, che sarebbe quella linea americana che c'è alla Lidl. Allora, serve innanzitutto questo preparato, cioè due buste. Uno per il sotto, per l'impasto, ecco, e uno preparato per la crema. In più da aggiungere bisogna un uovo, 1 kg di mele e 150 g di burro. E andiamo a preparare. Allora, in un piccolissimo ciotolino andare a sbattere l'uovo. In una ciotola più grande andiamo a mettere 150 g di burro qua e lo morbidiamo un po' con le fuste. Poi andiamo ad aggiungere 2/3 dell'uovo. Mescoliamo ancora un po'. Mescolare fino a ottenere questo risultato e poi bisogna versare il preparato per l'impasto. Tutto quanto e mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo aver mescolato 5 minuti il risultato è questo impasto molto morbido. Ora andiamo a prendere la teglia. Allora, lo stampo ho preso uno di quelli con la cerniera apribile. Io preferisco sempre metterci la carta forno perché mi si attacca comunque, con se lo ungo con il burro, tipo, non mi piace, preferisco la carta forno. Poi lo mettete da parte, prendete l'impasto e ne prendete 2/3 circa e lo andiamo a mettere spiaccicandolo nella teglia. Questo è il risultato. Praticamente ho cercato di fare una specie di bordino tutto storto, ma va bello stesso, così almeno vediamo se riesce a venire una cosa abbastanza decente alla fine. E ora bisogna prendere mele e tagliare le mele. Allora, dato che a me tagliare le mele mi sta molto antipatica come cosa, voglio provare a usare questo coso, vediamo cosa ne esce fuori. Siamo tutti molto perplessi. Allora, leviamo questo affaretto qua. Non so che è successo. Ok. Dopo, ma yeah! Ce l'ho fatta! Aspetta, però mi sa che questa è la parte sbagliata. Ragazzi, una ficata ci sto riuscendo. Allora, terza mela. La metto qua, schiaccio un pochettino. Ah! Che ganzo, guardate! L'ho tagliato tutto. E schiaccio un pochettino e le andiamo a pulire. In pratica leviamo la buccia e le dividiamo a spicchi un pochino più piccini, perché così sono troppo grandi, quindi tipo uno spicchio così. Una volta pulite e tagliate le mele, le mettete in una ciotolina, io ho usato quella dell'impasto, e ci versate dentro la polvere, oh mio Dio, è una cosa di cannella atroce. Ci versate dentro la polverina. Io, ragazze, non ce la metto tutta perché sa troppo di cannella e a me la cannella non piace tanto. Vediamo un po' come viene, insomma. Ok, dopo aver mescolato tutto, io calcolate ne ho messo circa 2/3 di polvere, perché appunto la cannella è troppo forte. Dopo aver mescolato tutto, riprendete la teglia e andate a posizionare le mele. Thank you.
ragazze, questo è la disposizione. Ora mi vado a lavare le mani e ci si vede fra un po'. Ok ragazze, ho steso il pezzo di pasta che abbiamo tenuto da parte prima. Io non sono tanto pratica, quindi prendetela un po' per come viene. Intanto il cucù suona. Vabbè, qua si sta spezzando ogni cosa, ma... Non so, dai ragazzi, non sono eccezionale io in cucina, non c'è nulla da fare. A me queste cose di precisione non mi vengono un granché benissimo. Però insomma spero sia più buona che bella, perché qua. Ah, si rompe tutto! Vabbè, sì, insomma, ci siamo. Può sembrare una crostata e ora va messa in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Mi raccomando, controllate sempre. Ragazze, mi ero scordata. Prima di metterla in forno, con l'uovo che è avanzato, spennellate un po' sopra pasta frolla e poi mettete in forno. Risultato finito. È molto invitante, boh, speriamo anche sia buona. E se provate a rifarla o se avete il... perché alla fine il cosettino della... amore... il preparato era la pasta frolla per il sotto e zucchero e cannella per il sopra. Mamma. Amore, quindi se volete provate a rifarla o avete il kit la fate, taggatemi su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!